Lo YAP, Young Again Spain, compie 4 anni e continua a premiare giovani ricercatori che con i loro progetti vogliono dare un supporto concreto alla ricerca e alla lotta contro il dolore. La premiazione di queste giovani menti, 12 selezionati e 3 premiati in sessione plenaria, è avvenuta durante la nona edizione del congresso Simpar Isura a Firenze. Ci siamo fatti raccontare i progetti premiati direttamente dalla voce dei vincitori. Il mio progetto si focalizza nella veicolazione di antagonisti oppioidi per il trattamento del prurito a livello locale sulla cute. Partendo dalle evidenze scientifiche e letteratura che suggeriscono l'utilizzo di queste molecole proprio per queste indicazioni terapeutiche, la mia idea era di sviluppare delle forme farmaceutiche applicabili a livello cutaneo, quindi cerotti o fast o film forming, per aumentare l'efficacia e la concentrazione praticamente di queste molecole a livello del sito bersaglio e aumentandone l'efficacia. Il progetto che abbiamo presentato è un progetto di uno studio osservazionale prospettico monocentrico, trasversale, mirato a valutare quali sono le variabili che influenzano il clinico nella scelta della terapia per il trattamento degli episodi di Breakthrough Cancer Pain. Il contesto in cui lo studio viene realizzato è un contesto di cure palliative, quindi pazienti oncologici e non in fase avanzata di malattia, e andiamo a valutare, sappiamo che abbiamo tanti strumenti, tanti farmaci adesso a disposizione per il trattamento degli episodi di Breakthrough Cancer Pain, ma non sappiamo ancora, le linee guida non sono del tutto univoche nel fornirci delle raccomandazioni sul tipo di farmaco, sulla formulazione farmaceutica e sulla modalità, sul delivery system, diciamo, da utilizzare più appropriato per i nostri pazienti. Quindi andremo a valutare nello specifico quali sono le caratteristiche dei nostri pazienti e quali sono i farmaci selezionati, scelti dal clinico nel trattamento del breakthrough pain, quindi se sono pazienti con mucosite orale, se sono pazienti che hanno xerostomia e di quale grado, pazienti con caratteristiche di breakthrough pain che vengono analizzate nella fase di arruolamento e altre diverse variabili che andremo a valutare per cercare di avere degli strumenti in più per scegliere la terapia del dolore personalizzata, non solo sul dolore cronico e di base, ma anche sugli episodi dolorosi acuti. Io innanzitutto sono un neurologo di formazione, un neurofisiologo. La mia idea è relativa alla possibilità di modulare il sintomo dolore, specialmente nelle sindromi dolorose croniche, particolarmente importanti, spesso anche refrattarie a varie terapie, con metodiche di neuromodulazione non invasiva. Come neurofisiologo mi sono occupato, sin dalla mia formazione specialistica, di metodiche quali la TMS ripetitiva e soprattutto la TDCS, la stimolazione transcranica a correnti dirette. L'idea specifica che ho presentato quest'anno al congresso Simpar è relativa alla possibilità di modulare il sintomo dolore, la percezione nociscettiva, interferendo con l'attività cerebellare. Il cervelletto rappresenta tuttora un target piuttosto misconosciuto nella fisiopatologia del sintomo dolore, anche se un numero crescente di studi, tanto nell'animale quanto nell'uomo, dimostrano un suo ruolo non solo negli aspetti affettivo-emozionali e cognitivi della percezione dolorosa, ma anche e soprattutto, direi, alcuni nostri lavori sembrano indicare un ruolo preminente nell'aspetto sensitivo-discriminativo, che poi è l'aspetto fondamentale o comunque un aspetto importantissimo nella percezione del sintomo dolore. L'idea è quindi quella di modulare l'attività cerebellare interferendo dunque col processamento a livello di cortecce, a livello di nuclei troncoencefalici, a livello spinale del sintomo dolore.